Suo Porsche ha tolto il velo alla nuova 911, dotata di un motore 3 litri biturbo da 370 cavalli che salgono a 420 per la versione S. La parte più importante è questo trasferimento della tecnologia, tutto quello che viene sviluppato per il motorsport poi è caduto, va nelle vetture di serie. Pensiamo alla storia ad esempio dei 40 anni delle Turbo e i 40 anni delle Turbo che hanno portato a questo che è il debutto della nuova 911 qui a Salone di Francoforte con il motore che è in downsizing di 3 litri con il biturbo con la capacità per la vettura 911 Carrera normale di 370 cavalli e 420 per la versione S con accelerazioni che sono chiaramente migliorate perché abbiamo un 3,9 secondi per quanto riguarda la Carrera S che quindi scende al di sotto della soglia dei 4 secondi delle velocità che vanno dalla versione base alla versione S dai 295 ai 308 km all'ora con però anche un elevato vantaggio in termini di riduzione dei consumi e di un elevato vantaggio in termini di utilizzo, di range di utilizzo in quanto la coppia è aumentata di circa 60 Nm per ogni modello quindi dai 450 ai 500 a seconda della versione è disponibile già a 1700 giri fino a 5500 per arrivare poi a un regime di 7500 giri.